Noi siamo convinti che il disegno di legge Zan, nel testo che la sinistra vuole imporre, limita gli spazi di libertà, perché si rischia di introdurre il reato d'opinione, si obbligano anche per quanto riguarda la scuola le famiglie a fare determinate scelte, mentre credo che sia dovere della famiglia educare, non sia lo Stato che deve imporre il modello educativo e i tempi dell'educazione. E poi se c'è qualcuno vuole votare diversamente, noi non siamo una caserma, non lo siamo mai stato, Forza Italia è sempre stato un partito dove chi vuole votare per motivi di opinione differenti lo faccia, ma la linea che ha indicato Berlusconi è chiara e semplice. A noi il testo del disegno di legge Zan non piace perché invece di ampliare riduce gli spazi di libertà. Non voglio aggiungere la responsabilità politica del PD, che invece in un momento particolare per il nostro Paese di cercare di unire tutte le forze che stanno al governo ha provocato una divisione nel Paese all'interno delle forze politiche, e questo non va nella giusta direzione. Forse era meglio impegnare tutte le risorse che sono state impegnate nel dibattito sulla legge Zan per accelerare i tempi della riforma, quella della giustizia, quella del fisco e quella della burocrazia. Il problema mi pare che riguardi la sinistra, non riguarda certamente Forza Italia. In questo momento la sinistra è divisa, la sinistra ha ritirato il proprio candidato in Calabria. Noi siamo sereni, contiamo di vincere le elezioni amministrative, contiamo di vincere le elezioni politiche, è la sinistra che deve affrontare e risolvere alcuni problemi. Mi pare che i problemi a voto a scrutinio segreto ce li ha la sinistra. Da noi quelli che hanno un problema di coscienza lo hanno detto apertamente, la linea è quella che ha indicato Berlusconi, se poi qualcuno non si vuole attenere è una scelta sua. Siamo sempre stati, ma noi non ci sono mai state conseguenze, non siamo un partito di sinistra, non siamo il Movimento 5 Stelle, quindi non è questo il nostro modo di fare, siamo ben diversi, siamo liberali, siamo fieramente liberali, quindi il nostro non è una caserma, non abbiamo nulla a che vedere con i metodi del Partito Comunista.